sono due letture che ben ci fanno vedere, ci fanno riflettere su com'era la scuola a quei tempi. La prima maestra. C'era una sola stanza all'inizio del paese da usare come scuola. Un tempo era il magazzino di un privato, che poi fu ceduto al comune e trasformato in un'aula che era frequentata da tutti i bambini del posto, dalla prima alla quinta elementare, nello stesso orario e con la medesima insegnante. Le scuole di montagna avevano di scuola solo il nome, poiché mancavano di tutto, dalle suppellettili ai servizi igienici e al riscaldamento. Durante i mesi caldi si stava bene nell'aula, ma in inverno la stanza era gelata perché non c'era nessuna stufa o focolare e tutti i bambini, per potersi riscaldare, dovevano portarsi da casa lo scaldino pieno di brace e il capoclasse aveva il compito di portare con sé anche quello lasciato in consegna dalla maestra, perché lei tutte le mattine arrivava dalla città con la corriera. Gli alunni, una ventina in tutto, avevano il grembiulino nero col colletto bianco e un nastro azzurro per i maschietti e rosa per le femminucce. Andavano tutti a scuola con una cartella di cartone dove entrava lo stretto necessario di materiale scolastico e la merendina, di solito due fette di pane spalmate con burro ed un pochino di zucchero. La cattedra era il mobile più importante dell'aula e accanto c'era la lavagna posata su un cavalletto. I banchi erano di legno, biposto e con sedili fissi. Sotto c'era un ripiano per mettere la cartella con i libri e i quaderni. Sopra il ripiano c'era una scanalatura per adagiarci la matita e la penna cannuccia e un buco per il calamaio, uno per ogni singolo alunno. Le penne avevano i pennini che per essere usati dovevano essere intinti nei calamai, piccole ciotole contenenti l'inchiostro, riempito ogni giorno dalla loro maestra, perché al paese non c'era nessun bidello. Quando i più piccoli andavano a scuola per la prima volta, dovevano imparare tutto, perché fino a quel momento non avevano mai tenuto in mano nemmeno una matita. I primi esercizi consistevano quindi nel tracciare sulla pagina del quaderno una serie di aste orizzontali, verticali e trasversali, con stanghette ricurve. Prima gli scolari si esercitavano solo con la matita, poi passavano al pennino, perché questo era molto rigido e l'inchiostro era indelebile. Dovevano quindi stare molto attenti alle macchie di inchiostro. Per questo motivo dovevano utilizzare la carta assorbente e il nettapenne per pulire il pennino. Probabilmente, pensava Gora, i grembiulini erano neri per non far vedere troppo le inevitabili macchie. Tutti i calamai erano a destra e forse era proprio per evitare le macchie che si proibiva ai mancini di scrivere con la sinistra, si diceva la bambina. Gora aveva il suo compagno di banco che era mancino e lo vedeva sforzarsi per scrivere con la destra e spesso piangeva. Gora si chiedeva allora perché il padre del bambino, che era falegname, non gli facesse sul banco un buco a sinistra, che così il figlio poteva scrivere come gli pareva, senza macchiarsi. Il materiale scolastico era molto semplice e poco costoso, un astuccio di legno nel quale si trovavano un pennino, una matita, una gomma, un temperino e una piccola scatolina di cartone contenente 6 pastelli. Si utilizzavano 2 quaderni, entrambi con la copertina nera, con le righe e quadretti di diversa dimensione, secondo la classe frequentata. Quello a righe era per gli esercizi di scrittura, pensierini, temi e dettati. Quello a quadretti era per gli esercizi di matematica. Sull'ultima pagina del quaderno a quadretti c'era sempre stampata la tabellina che i bambini dovevano imparare a memoria. Per impararla più in fretta, tutti gli alunni la leggevano utilizzando una noiosissima cantilena. 1 per 1, 1, 1 per 2, 2, 1 per 3, 3. Ogni classe studiava solo con 2 libri, il sillabario per imparare a leggere e scrivere e il sussidiario che conteneva i rudimenti di matematica, storia e geografia. A scuola l'insegnante sapeva farsi rispettare e le marachelle erano punite mandando l'alunno in piedi dietro la lavagna. Forse per questo era messa su un cavalletto e non veniva fissa al muro. Cora sentiva dire che in altre scuole i maestri battevano con una riga sul palmo della mano degli alunni indisciplinati o li mettevano in ginocchio sopra i chicchi di Gran Turco.
la sua maestra però non aveva mai dato a nessuno simili punizioni. Andare dietro alla lavagna era la sola punizione che era data agli scolari più indisciplinati e disubbidienti. Forse quelle punizioni più severe le davano solo tanti anni prima, ai tempi dei suoi genitori. Sulla parete dietro la cattedra, bene in alto, c'era appeso un crocifisso di legno e alle pareti laterali erano appese due carte geografiche dell'Italia. Una cartina fisica con tutte le catene montuose delle Alpi e degli Appennini, con i fiumi, i laghi, i mari, e una cartina politica con le regioni italiane, di colore diverso per distinguerle meglio, con le province e tutte le altre città più importanti. La maggior parte dei bambini era molto povera in quel dopoguerra, in cui tutto era da ricostruire e le famiglie erano prive di mezzi, e quei bambini che riuscivano ad accedere alla scuola, spesso, arrivavano a studiare fino alla terza elementare, massimo fino alla quarta, pochissimi fino alla quinta, e sempre con poco profitto, perché erano spesso assenti, dovendo aiutare le loro famiglie nei lavori domestici e nei campi. Il pane non mancava mai ai bambini del paese, ma mancavano tante altre cose che non potevano essere fatte in casa. C'era un negozio a valle dove si andava a comprare il sale scambiandolo per lo più con le uova. Lo stesso valeva per tutti gli altri prodotti che non si ricavano dal terreno. Non sprecare il materiale scolastico era quindi un dovere sacrosanto di tutti gli scolari. Gola vedeva nella giovanissima maestra una persona da imitare e la studiava in tutti i suoi atteggiamenti e nel modo di parlare. La maestra veniva dalla città e, sebbene capisse perfettamente il dialetto, parlava solo in italiano per insegnarlo agli alunni, che invece parlavano sempre e soltanto in dialetto, tra loro in famiglia. A scuola erano obbligati a parlare in italiano, ma si esprimevano con molte difficoltà. Agora piaceva immensamente ascoltarla. Anche lei avrebbe imparato a parlare bene l'italiano, perché il dialetto non le piaceva per niente.